Allora, stasera voglio provare a fare un'analisi un po' differente rispetto alle analisi che faccio di solito, nel senso che io farò un'analisi grammaticale a due parole che possono aiutarci a capire meglio l'etimologia del nome Lilith. Allora, voi sapete che purtroppo Lilith è stata una figura, questa figura di dea, che è stata parecchio demonizzata e denigrata da un punto di vista prima ebraico e poi di conseguenza anche cristiano, nel senso che per l'interpretazione giudeo-cristiana di questa figura i significati sono negativi, per di più. Gli viene data comunque una valenza di creatura creata da questo loro dio, poi scacciata, maledetta, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente è un'interpretazione assolutamente deprimente. In realtà, la vera Lilith era una dea comunque che nasceva nel contesto semita e che, tra l'altro, come avevo letto nel primissimo video che avevo fatto su di lei, leggendovi l'analisi di Ascalone, che è tra l'altro uno studioso accademico, ecco, di Sumeri babilonesi, in realtà molto probabilmente Lilith era la dea della giustizia ultraterrena, quindi in realtà aveva un simbolismo simile molto probabilmente alla matta egizia. Al di là di questo, stasera vorrei proporvi un'ipotesi, ecco, un'ipotesi diciamo che secondo me è fondata, che è suffragata dall'analisi del termine da cui deriva Lilith, la radice, ecco, che ha dato origine al nome Lilith, in rapporto, ecco, in confronto con una dea induista, Lalita, che ha un nome molto simile, appunto, Lalita Lilith. Leggendovi le note, ecco, di ebraico e di arabo, io vi farò vedere che il termine Lilith c'è una buona probabilità che in realtà sia derivato proprio dalla Lalita, che è una dea induista molto amata, ecco, davvero importante. Anzi, che per di più, molto probabilmente magari si sta anche parlando della stessa dea, o comunque di un aspetto della stessa dea. Allora, prima di farvi l'analisi grammaticale, ecco, introduco brevemente Lalita. Allora, io adesso purtroppo qui non ho un'immagine da farvi vedere, però Lalita Tripura Sundari è davvero una bellissima dea, una bellissima iconografia, una dea induista, ecco. Una forma di Parvati, ecco, proprio alla fine tutte le dee induiste in realtà sono una dea, ecco, una singola dea con infiniti aspetti. E appunto anche Lalita ha ad esempio più di 1000 aspetti quasi, nel senso lei ha praticamente quasi più di 1000 nomi. E il suo nome, Lalita Tripura Sundari, o anche semplicemente Lalita, anche scritto col TH, esattamente poi come anche il termine Lilith, significa la bellissima dei tre mondi, ecco, colei che è bella dei tre mondi. Tra l'altro poi Lalita ha diversi altri aspetti, ad esempio ha un aspetto da bambina, che nel suo aspetto di divina bambina Balambika, ha un aspetto più da adolescente, ad esempio Lalita Shodashe, per dire, ha diversi altri aspetti, ne ha veramente tanti altri, ad esempio, adesso i nomi non ve li so ripetere, però ne ha parecchi. E lei, come iconografia, è praticamente rappresentata con quattro braccia. Tenete presente che Lilith ha due braccia, però ha anche ha due ali, quindi in realtà le due ali potrebbero benissimo essere le altre due braccia. È rappresentata con quattro braccia e tiene nelle quattro mani, tra l'altro lei due braccia le ha per così, la posizione poi tipica delle dee con i gomiti a V, esattamente come Lilith del resto. Lei in queste mani tiene gli emblemi che sono la canna da zucchero, davvero molto bella, questo cappio, una specie di falcetto, ma una specie di pungolo, ecco, di falcetto, simile tra l'altro per di più alle accette di Creta, avete presente Creta? Il simbolo dell'accetta, l'ascia bipenne, e dei fiori, ecco, l'ultima mano tiene dei fiori, ed è una dea per di più che siede assisa in trono, spesso è assisa in trono, e ai lati del trono ci sono proprio due leoni, esattamente come Lilith appunto poggia i piedi su due leoni, per dire, quindi un po' questi sarebbero anche diciamo gli accostamenti grafici. Poi sotto comunque vi linko anche qualche immagine così potrete vedere voi stessi. Tra l'altro per di più anche Lalita è rappresentata con un copricapo in testa, che è abbastanza simile anche a quello di Lilith, perché anche Lilith ha un copricapo in testa, quindi per dire, anche questo è un ulteriore esempio.
Allora, questo è giusto per fare un paragone grafico. Se dovessimo fare invece diciamo un'analisi ai due termini grammaticali, ai due nomi grammaticali, Lalita e Lilith, noi troveremmo, dopo adesso con l'analisi lo capirete ancora meglio, troveremo che ci sono comunque degli indizi che ci portano a pensare che effettivamente la Lilith sumera potrebbe essere un aspetto della Lalita indù. Potrebbe essere derivata da lei, potrebbe essere stata ispirata da lei. Perché vi chiederete, sto facendo questa analisi? Ve lo spiego subito. Perché giorni fa, ho trovato per caso questo approfondimento sull'astrologia vedica e leggendolo cioè, ho potuto vedere che per l'astrologia vedica le fasi della Luna sono 16 e sono diciamo, presiedute da 16 diverse dee. C'è un particolare interessante però, per gli astrologi indù solamente 15 fasi della Luna sono visibili. Avete presente la fase della Luna, quindi dalla Luna piena fino alla Luna nera, ecco la Luna che scompare, quindi passando anche per la Luna, la falce crescente e decrescente. Solamente 15 aspetti sono visibili. L'ultimo aspetto, il sedicesimo, è un aspetto nascosto, un aspetto esoterico, diciamo così, e questo aspetto esoterico viene presieduto da questa dea che è proprio Lalita, che riassume in sé tutte le altre 15 dee precedenti. E già questo è un particolare interessante, ma c'è di più. Allora, un mio amico, commentando appunto questa analisi che gli avevo fatto vedere, tra l'altro questo mio amico che in realtà si intende molto di astronomia, ecco, mi ha fatto notare questa cosa, cioè sul fatto che appunto Lalita che presiede all'ultimissima fase, quindi alla fase nera, quella invisibile, quella esoterica, quindi dal punto di vista di astrologia indù, di astrologia vedica, in realtà dal suo punto di vista si poteva collegare appunto al fatto che in astronomia c'è una particolare fase, ecco, che è chiamata proprio Lilith, della cosiddetta luna nera. Adesso io non ve lo so spiegare da un punto di vista, diciamo, astronomico, però c'è un po' questo concetto, ecco, della luna nera che appunto è stata chiamata Lilith. Allora, sarebbe anche finito qui diciamo il commento, ecco, solo che a me, mentre lui mi diceva queste cose, mi è venuto in mente che effettivamente nelle lingue semite le parole non si scrivono con le vocali, ma si scrivono solo con le consonanti. Da lì in poi mi è venuta subito l'illuminazione perché allora Lalita è scritta Lalitha, togliendogli le vocali, cioè togliendogli le A e la I, resterebbe appunto una radice formata da tre lettere, LLT, volendoci potremmo mettere anche l'H finale. Allora il nome Lilith effettivamente, se gli togliamo le vocali, perché poi infatti essendo comunque di origine sumerica è molto probabilmente anche accadica, quindi comunque fa parte lì del circolo dei popoli semiti, diciamo così, si scriveva appunto solo con le consonanti, senza le vocali, quindi se gli togliessimo le vocali, a Lilith, che appunto le vocali sono la I, resterebbe LLT, esattamente come la Lita. Adesso vi leggerò l'analisi grammaticale, vi faccio vedere i termini grammaticali così lo capite ancora meglio. Allora, per prima iniziamo dall'ebraico. Allora, il dizionario è questo qui. Allora, prima di farvi vedere la parola, vi leggo giusto brevemente la nota, diciamo, grammaticale, perché magari appunto non tutti lo sanno, però come ho detto, in realtà l'ebraico, la difficoltà più grande dell'ebraico, della lingua ebraica, in realtà è proprio il discorso del fatto che loro le parole le scrivevano senza le vocali. Quindi in realtà scrivevano solo l'ossatura della parola, le consonanti, cioè tenete presente, immaginate un po' che ci sia un testo in italiano dove la persona che lo ha scritto solamente le consonanti, senza le vocali. Pensate un po' che fatica fareste a leggerlo. Ecco, per l'ebraico questa è la fatica principale, soprattutto ovviamente per uno che lo studia. Leggere un testo è davvero molto difficile, perché come ho detto più di una volta, in realtà l'ebraico da un punto di vista grammaticale di per sé non è difficile. È difficile il discorso della sintassi del testo, del leggere l'intera frase. Però
perché proprio in realtà i testi più antichi non erano vocalizzati. Attualmente loro le mettono comunque le vocali tramite una serie di puntini che vengono messi sopra o sotto per segnalare le varie vocali, però nei tempi antichi non era così. Quindi immaginate un po' la difficoltà che c'è nel leggere testi antichissimi di secoli fa, praticamente privi di vocalizzazione. In realtà, appunto, le traduzioni che vengono fatte sono comunque sempre, cioè non sono, non si ha la certezza al 100% che siano tradotte bene, proprio perché in realtà il significato originario può essere andato perduto nel momento che non si sa bene come mettere le vocali. Tra l'altro, questa cosa qua riguarda anche l'arabo, per quanto riguarda la filologia del Corano, nel senso che anche lì le traduzioni in realtà che voi trovate non sono, diciamo, non c'è la certezza che siano accurate, ecco. Allora, comunque, adesso sorvolando sulla difficoltà appunto della filologia dei testi ebraici e arabi, vi leggo giusto la nota grammaticale. Allora, l'ebraico si scrive da destra a sinistra. La sua struttura è basata sul triletterismo delle radici che, formate generalmente da tre consonanti, dette radicali, danno origine a nomi e verbi. Allora, come vedete qui, dal momento che questa è un po' la struttura delle lingue semite, quindi tutte le lingue che si sono sviluppate lì, diciamo nella mezzaluna fertile, diciamo così, tanto per dare un'idea. Se diamo per buona l'ipotesi che poi diciamo, è stata avanzata da un gruppo di studiosi, ecco, che in realtà la civiltà sumera sia stata, cioè l'origine della civiltà sumera in realtà vada a ricercarsi da un gruppo di dravidi che hanno iniziato questa serie di città sumere, ecco, gli hanno dato l'origine, i dravidi venivano dall'India. Quindi in realtà è ipotizzabile che qualcosa del passaggio, diciamo, dai Dravidi che hanno fondato la civiltà sumera, qualcosa sia rimasto del loro passaggio nella lingua. Quindi in realtà un semita del tempo, sentendo un termine indù come può essere il termine Lalita, l'avrebbe trascritto, l'avrebbe riportato solamente con le consonanti, quindi LLT, per dire. Sarebbe arrivato dopo, cioè se si fosse dimenticato come pronunciarlo correttamente, probabilmente sarebbe andato a tentoni, avrebbe appunto inserito le vocali, solo che al posto di mettere la avrebbe potuto mettere benissimo le i, per dire, quindi il termine Lalita sarebbe diventato Lilith, perché alla fine sarà un trilettere, LLT, per dire. Comunque adesso vi leggo il termine così lo capirete ancora meglio. Allora, come ho detto, il termine notte in ebraico e anche in arabo ha una struttura ben precisa. Allora, ve lo faccio vedere prima in ebraico. In ebraico notte si pronuncia la yelah più o meno, il suono è questo. Adesso ovviamente io non, cioè l'ebraico non posso assicurarvi una pronuncia perfetta, voglio dire, appunto perché sono autodidatta. Comunque il termine è più o meno la yelah, più o meno. Ve lo faccio vedere. È il secondo termine. Vediamo se riesco a inquadrarvelo. È il secondo termine dall'alto, comunque. No, non so se. Perché essendo piccolino non so se si è riuscito a vederlo. Comunque, vabbè, da un punto di vista di PDF comunque l'ho riportato, diciamo, visibile. Quindi, per chi poi fosse interessato a vedere il testo originale lo vedrebbe anche meglio. Allora, come abbiamo detto, in ebraico si dice la Yelah, più o meno la pronuncia è questa. La Yelah ricorda molto la Lita, per dire, la Lita, la Lita, per dire. Questa è giusto la prima analisi. Adesso vi faccio vedere lo stesso termine, ve lo faccio vedere in arabo. Allora, cioè nella grammatica araba, ecco, nella sintassi araba. Questa è una grammatica, ecco, della lingua araba, anche se, vabbè, io mi intendo, diciamo, conosco maggiormente l'ebraico che non l'arabo, però fino a che appunto si tratta di singole paroline così me la cavo anche
diciamo, me la cavicchio anche con l'arabo. Allora, il termine notte, ecco, in arabo ve lo faccio vedere. Tra l'altro è ancora più breve rispetto al termine in ebraico. Lo vedete? Eccolo qui, notte. Ecco, si scrive così, piccolino, lo vedete? Sono proprio tre letterine. Vi faccio adesso vedere come si pronuncia. Allora, ve lo faccio vedere da questo dizionario. Qui questo è un dizionario per turisti, quindi in realtà riporta solamente, non riporta i termini scritti in arabo, riporta la pronuncia in maniera tale che appunto uno riesce giusto così a parlarlo, ecco. Vi faccio vedere il termine notte. Che si dice Lil? Allora, vediamo Lil. Lo vedete Lil, piccolino Linot. Quindi adesso già sapete che comunque il termine Lit, Lil, notte. Difatti poi vabbè, chi ha studiato un po' di diciamo del contesto preislamico, sa benissimo il discorso, ad esempio, degli jinn, del fatto che loro adoravano, temevano e adoravano, ad esempio, il vento del deserto, diciamo, gli eventi atmosferici. Adesso, vabbè, l'argomento non ve lo tiro fuori perché dovrei appunto leggervi l'analisi al Corano, però vabbè. Quindi in realtà la primigenia Lilith era associata a questo discorso della tempesta del vento. Successivamente, soprattutto col discorso anche ebraico, viene di più associata a un discorso di notte. Quindi in realtà, come abbiamo visto, i due termini, diciamo, semiti per descrivere la notte sono Leila e Lil. Il termine Lilith appunto riecheggia molto di questi termini. Per di più, se andiamo ad analizzare il contesto induista, il contesto indù, abbiamo visto che c'è questa particolare dea, Lalita, che appunto in realtà da un punto di vista semita si scriverebbe appunto solo con tre lettere, LLT, esattamente come Lilith, per dire. Quindi è sensato dal mio punto di vista, se prendiamo per buona l'ipotesi, come poi sicuramente quasi al 90% è giusta, che la società sumera in realtà non è stata la prima società che è esistita, perché in realtà è stata fondata ancora prima dai Dravidi, che probabilmente i Dravidi sono addirittura forse, non sono neanche stati il primo popolo, perché probabilmente prima di loro ce n'era già un altro, di cui magari non ci è pervenuto quasi niente, voglio dire, anche se vabbè. Da un punto di vista di neolitico, appunto di paleolitico, già c'era comunque la presenza umana, quindi voglio dire, probabilmente i Dravidi appunto non saranno neanche stati i primissimi, voglio dire. Ma se prendiamo appunto per buona l'ipotesi che siano stati i Dravidi a dare origine comunque a una parte della civiltà semita, probabilmente qualcosina a livello da un punto di vista di, se non altro da un punto di vista di radice linguistica avranno lasciato, quindi in realtà sarebbe comunque possibile isolare delle singole letterine, cioè delle singole radici formate come abbiamo visto da tre lettere, che è la struttura tipica della lingua semita, e risalire appunto anche al contesto della lingua indù, per dire. Quindi la lita scritta senza le vocali come lo scriverebbe un semita, appunto LLT. Lilith sono LLT, per dire, quindi in realtà cambiano solo le vocali, ma perché molto probabilmente in realtà il termine Lilith non si pronuncerebbe neanche così, cioè molto probabilmente la I è stata messa dopo perché non si sapeva bene come si pronunciava originariamente, ma molto probabilmente originariamente si pronunciava la Lat, per dire, la Lita, per dire, questa almeno secondo me è un'ipotesi fondata. Ecco, tra l'altro, un altro aspetto interessante, dovete sapere anche che, come ho detto, la lita ha diversi aspetti, e in un suo aspetto, che è la lita Kamachi, viene rappresentata con una statuetta nera. Avete presente le grandi madri nere, ecco, tipo l'Artemide di Efeso, anche Iside era spesso rappresentata con queste statuette nere. Ecco, la lita Kamachi viene rappresentata con questa statuetta nera, con la falce in testa, la falce di luna, sul modello di Diana Artemide, ecco, per dire, soprattutto di Diana.
Il fatto che venga rappresentata come grande madre nera la collegherebbe quindi a una dimensione ancora più cosmica, a livello di notte quasi addirittura, perché comunque la grande madre nera si collega comunque anche alla notte, Nyx, e quindi anche a un aspetto ctonio, infero, quindi ultraterreno, esattamente come Lilith, che appunto, come spiegava bene a Scalone, aveva delle valenze ultraterrene, quindi ctonie, quindi di soglia tra i due mondi. Per dire, quindi anche questo particolare, secondo me, del fatto che la stessa Lalita viene rappresentata come grande madre nera la collegherebbe in pieno a Lilith, per dire. Se comunque teniamo per buona appunto l'ipotesi, la spiegazione che mi ha dato Scalone, che Lilith in realtà era una dea della giustizia ultraterrena, quindi collegava i due mondi, il mondo dei mortali e il mondo dei morti, quindi per dire. Cioè, secondo me, il confronto ci sta tutto tra Lilith e Lalita. Niente, mi pare di avervi dato tutto quello che volevo dire. Ecco, ribadisco comunque adesso, mi rendo conto che magari se una persona, non, appunto non conoscendo l'ebraico e l'arabo, magari non mi ha seguito poco nel ragionamento, però nel PDF l'ho spiegato ancora meglio, nel senso nel PDF quando poi vedete proprio la parolina l'ho messa lì. Quindi se qualcuno volesse approfondire ancora meglio mi può sempre benissimo richiedere il PDF e lo spedisco volentieri. Detto questo, mi sembra appunto di avervi ripetuto tutto quello che volevo ripetere sulla vita. Spero che il video comunque sia servito per capire che non dovete credere alla fonte cristiana, alla fonte ebraica del discorso di Lilith, perché in realtà sono fonti inquinate, cioè non sono fonti vere, sono fonti che comunque hanno denigrato un concetto che all'inizio partiva con tutt'altro rimando. D'altra parte non si capisce perché Lilith dovrebbe essere una dea negativa, dal momento che comunque Lilith nel basso rilievo in cui è raffigurata ha in mano praticamente il proto-Ankh, l'anello Shen. Per di più, se comunque non volessimo fare un paragone con Lalita, c'è un'altra dea induista che praticamente è simile a Lilith, che è Patini. Voi se vedete l'immagine di Patini, Patini ha la stessa identica posa di Lilith così e tiene in mano i due anelli, quindi in realtà esattamente come Lilith d'altra parte, quindi in realtà il collegamento c'è. Secondo me, tra l'altro poi ecco, la posa di Lilith in realtà è una posa che è praticamente simile a tante altre dee induiste, la stessa Lakshmi tiene le braccia così, per dire, quindi. La posa così che vedete è proprio tipica anche delle idee induiste, quindi se immaginiamo un collegamento tra le varie civiltà, non si capisce perché non dovremmo anche pensare che le idee sumere, quindi Inanna, Ishtar, Lilith, in realtà siano state ovviamente ispirate dalle idee che c'erano prima, dalla società dravida, quindi dalla società indù, per dire. Quindi secondo me il collegamento appunto con Lalita c'è, e se c'è un collegamento con Lalita, cioè se Lilith è una versione diciamo semita di Lalita, Lalita è una dea positiva, quindi Lilith di conseguenza sarebbe una dea positiva, non per niente una dea con valenze nefaste o maligne come poi la vogliono far passare i cristiani. Quindi per dire, anzi per di più come ho detto, Lalita in realtà, il nome Lalita significa colei che gioca, quindi in realtà ha proprio le valenze di madre che fa giocare i suoi bambini, i suoi fedeli, quindi per dire. Tra l'altro il bassorilievo di Lilith, se voi lo guardate proprio da un punto di vista così di primo acchito, non ispira dei sentimenti negativi o di paura, anzi tutt'altro. Quindi questo è giusto per dire che l'interpretazione che comunque ne danno i monoteisti è completamente sballata, quindi non credetegli, perché ribadisco, se ci basiamo sull'etimologia del nome Lilith e allarghiamo l'analisi non solo più a un discorso di arabo e di ebraico, quindi di lingue semite, ma la allarghiamo con un discorso di andare addirittura a vedere il termine appunto lal nella lingua indù, salta fuori questo collegamento con Lalita. E quindi secondo me c'è proprio questo collegamento tra le due idee, quindi questo dimostrerebbe ulteriormente che Lilith è una dea positiva, cioè era proprio una dea della bellezza e della positività, oltre che comunque anche della dimensione probabilmente ultraterrena. Per dire. Niente, allora concludo qui l'analisi. Spero che vi sia piaciuta, che sia stata, non so, occasione che sia stata, non so, un bel video, ecco, che vi sia piaciuto, ecco, al di là un po' magari della difficoltà di seguire appunto il discorso grammaticale di queste due lingue che ho citato, e comunque a me piace ad ogni modo studiare, perché appunto in realtà ci scopro sempre delle cose nuove, quindi
sono comunque punti di partenza validi per confutare un po' comunque tutta l'idea monoteista che ci sta dietro, perché ovviamente i monoteisti hanno dissacrato ogni cosa, quindi ovviamente Lilith l'hanno completamente denigrata. Molto probabilmente dal mio punto di vista è più sensato vedere un collegamento tra Lilith e la Lita, quindi. Poi vabbè, ovviamente non c'è la certezza, io non è che posso, quando si fanno questo genere di analisi filologiche non è che puoi avere la certezza al 100%, però secondo me l'ipotesi è sensata, nel senso che la si potrebbe tenere. Ha molto più senso quest'ipotesi che non l'ipotesi cretina, che ovviamente si è formata poi dal Medioevo in poi, di ascendenza ovviamente dal Talmud e poi da lì in poi dall'ambiente cristiano, che ovviamente ha visto in Lilith una specie di demone, di cosa negativa, e quindi di conseguenza l'hanno completamente denigrata. Invece in questa interpretazione, secondo me, che tiene comunque conto del contesto di secoli fa, quindi ancora prima dell'arrivo del cristianesimo, secondo me è sensata, anche perché poi, come ho dimostrato in tanti altri video, in realtà se si va bene a scavare, tutte le idee che voi vedete del Pantheon europeo, di tutti i paesi, alla fine hanno dei collegamenti, delle somiglianze con le idee induiste, quindi secondo me al 98% praticamente tutte le idee derivano comunque dall'India, da lì poi si sono spostate in giro per l'Europa, però la fonte è quella lì, l'origine è quella lì, quindi secondo me appunto Lilith deriva dalla Lita. Niente, allora concludo qui il video, spero che sia stata un'occasione di riflessione, ecco, di interesse, e ringrazio le persone che l'hanno ascoltato.